la scienza, figlio mio, per quanto grande, è sempre una povera cosa. È meno che nulla a paragone del formidabile mistero della divinità. Altre vie devi tenere. Monda il tuo cuore da ogni passione terrena. Umiliati nella polvere e prega. Così troverai sicuramente Dio, il quale ti darà la serenità e la pace in questa vita e l'eterna beatitudine in quell'altra. Fratelli e sorelle, questa è la data bella del mese di maggio. Perché? Perché ha dato questo giorno i Natali a Padre Pio. Oggi è il suo compleanno, è il compleanno di Padre Pio. Mamma Peppa ha partorito questo grande figlio, Francesco Forgione, che è diventato poi San Pio da Pietrelcina. Che meraviglia! Da subito la mamma lo aveva consacrato alla Madonna della Libera, la Madonnella nostra, come lui la chiamava, fratelli e sorelle. Quindi noi oggi facciamo i nostri auguri a San Pio, ma soprattutto lo preghiamo in questo giorno del 25 maggio perché ci possa concedere tante grazie, Padre Pio. Ecco, grazie spirituali in particolare, grazie che ci fanno avvicinare sempre di più a Gesù. E preghiamo anche Mamma Peppa. Ci sono degli episodi bellissimi. Io sono molto amico della figlia di Carlo Campanini, di Maria Pia, che si trova a Roma. Maria Pia mi ha raccontato tante cose del padre di Carlo Campanini, che è sepolto qui a San Giovanni Rotondo, nella cappella dove era sepolto fra Daniele Natale, servo di Dio. E cosa succedeva? Che Carlo Campanini, prima di venire in convento a chiedere una grazia a Padre Pio, dove passava? Passava al cimitero a portare almeno una rosa a Mamma Peppa e a fare una preghiera di intercessione. Cosa succedeva? Che quando arrivava in convento, Padre Pio lo bloccava subito e gli diceva: Carletto, l'hai trovata la strada? Sei passato da Mamma Peppa, e come ti posso dire di no? Ecco, lui per la mamma faceva qualsiasi cosa e le grazie erano assicurate. Difatti, io quando accompagno i gruppi di preghiera di Padre Pio, facciamo sempre una visita a Mamma Peppa, a portargli dei fiori e a Babbo Grazio, perché, ecco, chiedendo la loro intercessione, in particolare quello della mamma, per ottenere delle grazie spirituali, anche temporali, fisiche, a Padre Pio. Quindi in questo giorno ricordiamo Padre Pio nella sua nascita, ma anche la mamma, perché quando nasce un bambino si va a fare complimenti alla mamma e a ringraziarla per il dono della maternità. Ecco, Padre Pio sin da bambino ha recitato il rosario, 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 la Madonnella nostra, la Madonna di Pietrelcina, poi la Madonna delle Grazie, sempre una la Madonna sotto vari titoli, ma è sempre stato devoto di Maria. Pace e bene a tutti.